Allora, un saluto a tutti gli amici di Spazio Certi Diritti e di Liberi.tv. L'appuntamento odierno vede protagonista una nostra vecchia conoscenza, direi, lo scrittore e docente Vincenzo Perrellis, che saluto naturalmente. Molti si ricorderanno di te, Vincenzo, per il libro Oltre, che è una storia d'amore omosessuale ambientata nel Cinquecento. Vero? Sì, A proposito esatto. di questo, vorrei porgerti proprio la prima domanda, che è la seguente: c'è più accoglienza secondo te nelle piccole comunità come quella di lingua e cultura albanese, quella tua praticamente, o nelle grandi città? Ma fatto che sia una comunità albanese e non italofona, non saprei dire. Posso solo confermare che nelle nostre piccole comunità si sta abbastanza tranquilli. Ovviamente la stima e il rispetto bisogna conquistarseli, però c'è anche da dire che per un eterosessuale buono, onesto, educato va tutto bene, fila tutto liscio. Per un omosessuale questo non basta. Deve fare salti mortali, deve dare sempre di più, deve subire di più, far finta anche di non offendersi quando viene attaccato, quando viene deriso. Insomma, siamo sempre indietro rispetto agli altri. Bisogna sempre dimostrare di più, fare di più, dare di più per essere accettati. Credo che sia così in tutte le comunità. Poi, in ogni comunità che si rispetti c'è un gay libero, dichiarato. Allo stesso tempo c'è sempre l'omofobo di turno che dà fastidio. Però basta avere le armi affilate per poter reagire e difendersi. A proposito, diciamo, di omofobia, anzi di bullismo omofobico nelle scuole, tu sei un insegnante, quindi potresti avere qualche consiglio o addirittura qualche esperienza personale da raccontarci? Ma io, partendo anche dall'esperienza personale, darei il consiglio di fare sessuologia a scuola, ma anche di contrastare il bullismo, di fare dei corsi specifici. Ci sono dei bei programmi, del materiale prodotto dalla comunità europea e consigliato a tutti gli stati, a tutte le scuole, però non viene utilizzato, almeno non qui da noi. Anni Vincenzo, scusa se ti fa. interrompo un secondo, abbiamo un piccolo problema tecnico. Potresti riavviare un secondo il video perché l'immagine è ferma. Potresti cliccare sull'icona del Aspetta. video per riavviarlo, perché sai, qua i problemi tecnici sono le linee. Essendo noi che si trasmette tramite Skype e i mezzi sono quelli che sono, però ti danno la possibilità a basso costo di poter trasmettere. Ora va Quindi stai. meglio. No, riprova a cliccare Abbiamo nuovamente, perché la tua immagine praticamente è fissa, cioè non vediamo soltanto l'immagine, la foto praticamente, l'immagine fissa, quella del. Va Io però la bene, vedo. va bene. Comunque continuiamo così lo stesso, non c'è problema. Tanto comunque il Via. discorso vale comunque anche in audio. Stavi dicendo sulla scuola e sul bullismo omofobico? No, anni fa mi è capitato proprio a me come insegnante, ho saputo tramite delle colleghe che un ragazzo veniva attaccato con atteggiamenti di bullismo da parte dei compagni in quanto presunto gay, secondo loro. Con cose abbastanza pesanti, tipo fossi in te mi ammazzerei da solo, l'altro fossi tuo padre ti taglierei la testa. Allora ne parlai prima alla vicepresidente, era d'accordo, disse che anche lei aveva d'accordo nel senso di fare qualcosa in merito, perché Ah. aveva assistito ad altri, sì, altri casi nei confronti di questo ragazzo. Poi ne parlai col preside, avevo proposto di fare un corso come volontariato, gratuitamente, sia per gli insegnanti che per gli alunni, per i genitori, e poi con la classica scusa che non c'era il tempo materiale dove inserire questo corso, non se ne fece niente. Non voglio insinuare che non c'è stata la sensibilità giusta, però il corso non si è fatto, né si è ripreso poi. Tra l'altro, c'era il decreto Maroni, c'era Maroni come ministro, Fioroni, scusa, Fioroni che aveva proprio consigliato di fare questo tipo di iniziative nelle scuole. Poi è cambiato il governo, vabbè, sono cambiati i presidi,
io non sono più stato in quella scuola, però è andata così. E poi quotidianamente noto anche nelle altre scuole dove sono tuttora dei piccoli atteggiamenti che sembrano leggeri, sembrano cose da ragazzi, ma si veicola attraverso loro, ovviamente non attraverso gli insegnanti, questo tipo di cultura della discriminazione, del diverso. Sì, che siano anche gli insegnanti un po' a lasciar correre, o non dico a non... Come reagire? Quello che dicevano a me, o tuttora quando capita un episodio o qualcosa, non hanno gli strumenti, perché non sono preparati loro stessi, perché la scuola non si preoccupa di questo. La didattica è vista solo come un insieme di formule da insegnare ai ragazzi, e chi si è visto si è visto. Alla formazione del discente come individuo si dà poca importanza, bisognerebbe darne di più. Nelle direttive c'è questo, però poi non viene applicato. Ho capito. Vincenzo, io volevo passare una domanda inerente proprio al tuo libro, a Oltre. Aristei e Stefan non accettano di rinnegare il disordine della natura umana per adattarsi all'ordine sociale. Vuoi spiegare ai nostri web ascoltatori questo passaggio? Ma sulla natura umana non vorrei entrarci tanto, perché se n'è scritto durante i secoli, i millenni, proprio sul concetto di natura, specialmente in riferimento alla sessualità, e quindi non è che sia ben chiaro quella che sia la natura umana. Sicuramente è che c'è un ordine sociale che impone poi dei comportamenti, e tutta la questione della famiglia patriarcale, uomo, donna, figli, ruoli all'interno della famiglia, che sappiamo che è proprio lo stato in nuce, è dove inizia a formarsi l'individuo e dove viene preparato ad assumere un determinato ruolo poi nella società. Sì. E quindi la natura, magari partendo anche dall'esperienza personale e anche dal confronto con altri, e da ricerche fatte, il ragazzo fino a una certa età, il bambino, la bambina sono assessuati, poi quando iniziano a sentire delle pulsazioni, si inizia subito a incanalarle, cioè a creare dei ruoli ben definiti, che sono quelli del maschio, della femmina, dell'uomo, della donna, con i rispettivi ruoli. E tanti magari reprimono quella che potrebbe essere la loro vera natura. E qui non sto a dire gay, bisex, trisex, eccetera, eccetera, perché quello della sessualità, anche dell'amore, dei sentimenti, è un campo dove sicuramente si può dire, si dice tanto, ma forse si dovrebbe dire meno, ma vivere liberamente. Infatti, lì nel romanzo i due protagonisti vivono quella sessualità che è un po' tipica del Sud Italia, che è visto un po' come un momento di crescita, di conoscenza del proprio corpo e degli altri, c'è anche l'aspetto ludico, però poi si sa che ci sono dei ruoli, ognuno ha la sua strada da seguire, che è quella dell'eterosessualità. Ora non so quanto questo possa influire sulle future scelte, però sicuramente ha un peso, e questo lo vediamo anche dopo negli adulti, quante persone sposate con figli poi scoprono, comunque tirano fuori, magari in ritardo, secondo il mio punto di vista, la loro vera natura, e si creano tanti drammi, sicuramente più di quanti se ne creerebbero se uno vivesse le proprie tendenze, il proprio orientamento da subito, che sicuramente è un percorso, non è che uno si sveglia una mattina a 12 o 13 anni e dice mamma sono gay, l'ho avuto in sogno, cioè è un percorso. Ma potrebbe essere una questione di autocoscienza, no? Sì, l'autocoscienza magari c'è chi ci arriva prima, c'è chi ci arriva dopo. Per esempio l'ambiente nostro calabrese dà molte possibilità per poter decidere il proprio orientamento, ovviamente è un fatto tra ragazzi o tra ragazze che rimane lì, poi c'è un codice da seguire. Ricorda un po'
l'omosessualità, quella dei romani, dove era importante il fatto che uno fosse attivo. Quindi lo fanno tutti, anche oggi, tutti, quasi tutti, parecchi, diciamo, non ho delle statistiche, non è che mi metto in piazza la mattina e chiedo, intervisto i ragazzi su quali esperienze abbiano avuto, però si sa, è risaputo. L'importante è il ruolo attivo, come era Cioè, se sei per attivo i comunque romani. sei, rivesti sempre, diciamo, il ruolo di maschio, invece se sei Sì, sei passivo, quindi maschio. sei dominato e sei un ruolo, il cosiddetto, la femminella, insomma, questo è Un giusto? femminello, che non era accettato nemmeno presso i romani. Poi è un po' strano, visto che più forte dovrebbe essere più forte l'influenza, l'origine anche greca, ma lì già c'era una visione diversa, perché c'era l'erasteis e l'eromenos, che era il passivo, e c'era una differenza anche di età, cosa che non era vero tra noi ragazzi. Sì. Forse quelle ho voluto invece idealizzare nel romanzo è più quella omosessualità, la filea greca, quella dei tempi di Omero, dell'Iliade, e l'amore tra Patroclo e Achille, cioè si erano compagni di giochi, di scuola, di battaglie, di lotte, poi anche amanti. E si parlava di amore, cosa che era meno vera già per i romani. Ovviamente una scelta mia, letteraria, un'idealizzazione. Poi non so se funziona proprio così. A me è capitato nel passato, però poi c'era sempre, ecco, l'ordine sociale che ha fatto sì che ognuno di noi prendesse una strada diversa. Io, Vincenzo, volevo farti una domanda. Sì, in Iran, in Africa, in molti stati fuori dall'Italia, l'omosessualità viene punita con la morte. Eppure qualche secolo fa, anche da noi, alcuni statuti comunali punivano addirittura con il rogo le persone diverse. Ma è Voglio chiederti se proprio. questo. Sì, No, vai, prego. vai, scusa. Pensavo No, no, vai, avessi vai, vai. dico. No, no, dici, continua, continua. Io ho ambientato il romanzo nel 500, un periodo in cui, non nel regno di Napoli, perché al momento non ci sono testimonianze su questo. Poi si sa c'è stato un certo vescovo di origine abruzzese che proprio era contro questo tipo di punizioni. La Chiesa non aveva una grande influenza nel regno di Napoli, però al nord, specialmente nello Stato Vaticano, ma anche in città ancora più su, tipo in Lombardia, Parma, a Firenze, invece ci sono stati dei roghi, ma in Spagna ancora di più, non solo in Italia. L'ho ambientato in quel periodo proprio partendo dalle problematiche che si vivono ora in questi paesi che hai nominato, ed anche in altri, dove veramente sembra di essere ripiombati nel Medioevo a questo punto. Certo. Io un'altra domanda ce l'ho ed è inerente sempre, diciamo, all'ambito dell'omosessualità, in questo caso in famiglia, che credo che parlare di omosessualità in famiglia sia difficile. Vorrei sapere per te com'è stato questo passaggio e soprattutto se hai notato, rispetto, non lo so, a molte storie che vengono raccontate qualche differenza. Ma io credo, in base a quello che sento, di essere stato fortunato, perché il disordine della natura umana in casa mia l'ho vissuto dalla nascita o prima ancora, nel senso che la mia è una famiglia un po' particolare. Mio padre è separato con la moglie con gravi problemi di salute, due figli, mia madre è ragazza madre, si sono uniti, siamo nati altri due figli, siamo vissuti tutti insieme, siamo cresciuti in questo ambiente dove questi ruoli non erano così fissi. Ovviamente abbiamo subito anche delle discriminazioni da questo punto di vista, perché i nostri genitori convivevano, perché mia madre non era stata sposata, era ragazza madre. Invece, grazie anche a loro, noi l'abbiamo vissuta abbastanza bene, io in modo particolare, quindi ho vissuto un ambiente, diciamo, tra virgolette, libero da pregiudizi, da preconcetti. E
Ed è per questo che ho dedicato il romanzo a loro. Io devo a tutte e due, non del mio orientamento sessuale, ma al fatto di aver scelto di viverlo, perché omosessuali non si diventa per scelta, si diventa per tanti fattori, però poi si sceglie di vivere secondo la propria natura, forse anche disordinata. Come dice la Chiesa, Dici? io sinceramente preferisco il mio disordine Perché, all'ordine. ma guarda, se l'ordine significa fare tutte le cose che magari si vuole fare di nascosto e avere una doppia vita, cioè alla fine è meglio essere sinceri e vivere la propria tranquillità emotiva, o no? Io penso che precedentemente si parlava anche di coming out e di come dirlo e se dirlo, alla fine credo che sia un qualcosa che deve venire se uno se la sente. Ma per me il problema è stato solo quello di dirlo a mia madre, anche perché si sa, le madri calabresi e anche quelle albanesi ovviamente sono molto forti, dominanti, sono loro che trasmettono i valori e quindi anche la cultura patriarcale. Sì. I valori degli uomini purtroppo sono proprio le donne a portarli avanti, a difenderli, a esserne custodi. Erano, almeno ai tempi dei miei, della mia infanzia. E quindi era un po' la preoccupazione. Su questa preoccupazione ovviamente cioè, si sentivano forti gli altri, perché c'era quel ricatto, no? È sempre in torto, quindi magari dovevi subire anche altre cose che non avevano a che fare con la sessualità direttamente, perché se no, dico, se no lo sapranno i tuoi. Nel momento in cui si chiarisce, ecco perché consiglierei ai ragazzi, non di doverlo dire, perché non è un proprio genitore la sessualità, non è che loro ci parlano della loro, hanno chiesto a noi delle loro scelte, non c'eravamo ancora, hanno fatto le loro Certo. scelte in base alle loro esigenze. Non vedo perché un figlio deve chiedere il permesso, il consenso al genitore. E già questo è un passo in avanti, cioè sapere, non avere paura del ricatto nei confronti dei genitori. E il mio chiarimento con mia madre è stato così, della serie piccoli calabrese che mi sei ti sono, no? Allora un piccolo dramma di un quarto d'ora poi è stata una lupa, una leonessa, sempre a difendermi, anche da alcuni parenti, non solo dalle persone. Mio padre invece, da buon uomo calabrese, ha detto che è libero di dire come vuole. Ah, lui è stato molto categorico in questo. Sì, della serie. Dov'è il La vita è... problema? Dov'è il problema? Ma non pensi che alle volte, magari per un ragazzo, soprattutto magari un sedicenne, un ragazzo adolescente, che forse magari l'adolescenza di oggi è anche diversa da quella di una decina d'anni fa, sia quella di non voler deludere un po', i propri genitori, che poi loro stessi nutrono delle aspettative nei confronti dei figli? Devono sapere che sono sbagliate le aspettative dei genitori. Cioè un genitore non può riversare nel figlio quello che non è riuscito a i suoi desideri, vedere realizzato nel figlio quello che non ha realizzato lui, o comunque vederlo amplificare la realizzazione. Questo vale sia dal punto di vista professionale del lavoro che delle scelte sessuali e sentimentali, in Sì. questo caso anche omerotiche. Cioè, e c'è questa famiglia, no? È così pesante, così asfissiante. Se nota anche in TV, non, anche i politici non parlano altro, i governi, no? Le politiche per la Capito. famiglia, politiche familiari, ma quale famiglia? Lasciamo stare tutto il resto, la disoccupazione, l'aiuto che gli danno, che è veramente ridicolo il tipo di aiuto che danno, però questo insistere insieme al Vaticano. La famiglia, la famiglia, la famiglia. La famiglia non è solo mamma, padre e figli. Ci sono tanti tipi di famiglie, sono esistite sempre tanti, esistiti tanti tipi di famiglia, in luoghi diversi, in epoche diverse. Esistono tuttora. La mia all'epoca era una famiglia diversa. Io
ringrazio, non posso dire Dio che sono ateo, ringrazio Apollo di essere nato in una famiglia del genere, perché se questo non, sì, non saprei che fine avrei fatto se fossi stato in una famiglia standard di quelle che sponsorizzano lo Stato e la Chiesa. E qui arriviamo al discorso. Il figlio di Paz, Giovanardi, no? Magari. Le famiglie di fatto, anche questa, il fatto della genitorialità, no? I figli non sono di chi li fa, sono di chi cresce. Sorello, fratelli miei, sono cresciuti con madre o padri che non erano i loro genitori. Sono trovati bene, almeno fino ad oggi. E qui entra in gioco il fatto pure dei ruoli della famiglia, del tipo di famiglia, delle adozioni, delle coppie di fatto, anche queste figure dell'uomo e della donna per la formazione del bambino, ma sono tutte invenzioni, ovviamente non così leggere, però che servono a mantenere lo statu quo, o comunque a mantenere una forza, perché poi nella realtà non è così. Specialmente noi al sud, con le migrazioni che c'è stata, ma quando i ragazzi sono cresciuti con i nonni, con i vicini di casa, con i compari, negli istituti, anche io sono stato in collegio, sono felicissimo. Aspetta Vincenzo, ti devo fermare un secondo, scusa, secondo ti disturbo, perché dalla chat, perché c'è anche la chat, devi sapere, e c'è una domanda, o meglio, più che una domanda, può essere posta in questa maniera, non so se è una domanda, una provocazione o cosa, te la leggo, arriva da Marzo Vitale: le persone hanno diritto, non gli uomo, non gli etero, quelli sposati, i figli, legittimi o naturali, basta frociame, la cosa ha già per altri versi, e allora, la cosa ha già per altri versi e su altri piani già distrutto i radicali, piani forse vuol dire, su altri piani già distrutti i radicali, praticamente almeno da quanto riesco a decifrare da qua, dice le persone hanno diritto, non gli uomini, gli etero, gli esplodati, i figli, i legittimi naturali, basta frociare, cioè lui forse dice le persone in quanto tali hanno dei diritti, non le categorie, non so se ho interpretato bene la domanda. No, secondo me lui ha detto una cosa giusta, no? Che in quanto individuo uno ha dei diritti, dovrebbe averli, sì, per natura, no? Poi è colto il fatto che ci siano delle categorie, guarda caso la categoria dei gay, che lui chiama froci, offendendo tra l'altro, certo, ma non ha capito, certo, se le persone si ritengono tali e lo dicono e fanno i gay pride, fanno le battaglie perché vogliono avere dei diritti, magari se arrivasse di nuovo a 2000 anni fa, quando ognuno riuscirà ad amare chi voleva e non era molestato dalla società e neanche dagli omofobi, perché in questa affermazione mi pare ci sia dell'omofobia. Ma guarda, Vincenzo, io ti avrei fatto un'altra domanda che penso che è molto inerente. A giugno, come tutti gli anni, appunto, si svolgerà il Bologna Pride quest'anno, quello nazionale. Tu cosa pensi di questo fenomeno che, diciamo, è entrato ormai nel costume italiano, e soprattutto pensi che ci sarà un momento in cui, chissà, magari anche fortunatamente, smetteranno di fare i Pride perché si acquisirà tutti i diritti pari di tutti gli uomini, di tutte le donne, e non ci sarà assoluta discriminazione? Tanti accusano il Gay Pride di essere una carnevalata, una festa. Il mio auspicio sarebbe che fra non molti anni diventasse veramente solo una festa, una carnevalata. C'è un momento di divertimento enorme, come il carnevale a Rio, spensierati, dove non si deve lavorare anni e mesi per preparare contributi, cartelli, cioè da dover fare anche quello che poi il senso fondo del Gay Pride, una battaglia politica, culturale e sociale. Spero che arriveremo nel momento in cui possa essere solo una grandissima e bellissima festa, e che ce ne sia uno ogni settimana. Quindi sarebbe bellissimo, praticamente. Tu ti auguri una festa ogni settimana, ma una festa dove può partecipare chiunque, non soltanto i gay e le lesbiche, ma chiunque. Anche perché ai Gay Pride ci stanno mamme, figli, persone eterosessuali, persone di tutte le estrazioni sociali. Ex amanti. Vabbè, ex amanti.
Il mondo, la vita dovrebbe essere una festa continua per tutti, uomini, donne, etero, gay, laici, religiosi, neri, bianchi. Purtroppo non è così. A ogni sprazzo di felicità che si conquista ne consegue, comunque c'è già stato prima a priori, una grande sofferenza, un grande dolore. Certo. Io, Vincenzo, volevo farti un'altra domanda, anche perché poi il tempo è tiranno e fra giusto 2 o 3 minuti dovremo cedere la linea alla regia a Donato Volpicella. Qual è, secondo te, il primo passo verso l'accettazione completa che lo Stato invece dovrebbe compiere verso le persone omosessuali? Io dico omosessuali o comunque verso tutti i cittadini. Aspetta che ti risponda di varare una legge contro l'omofobia e poi una legge per l'accettazione delle coppie di fatto. Io voglio andare oltre. Cioè, secondo me basterebbe che lo Stato si facesse i fatti suoi. Cioè, Tu dici sarebbe non già ci una fosse quella grande commistione Stato Vaticano? ognuno fosse libero di vivere la propria vita e di non dover dare conto. Io personalmente sono contro il matrimonio come istituzione, perché penso che non debba essere né un'istituzione, tanto, né tantomeno la Chiesa, qualsiasi tipo di Chiesa o di religione, a dirmi se posso amare, se posso vivere con una persona, bambini, eccetera, eccetera, con degli anziani. Non devo avere nessuno in grado di potermi valutare. Credo di Sì. poterlo fare io, come ognuno di noi, da solo. Però avere queste leggi oggi significherebbe avere anche delle garanzie e poi influirebbe un po' anche sulla mentalità delle persone. Già da quando se ne parla, da quando si è messo in discussione, cioè la gente si è un po' aperta. Anzi, purtroppo la discussione poi non ha portato a nulla, anzi, partiti al governo, la Chiesa, hanno fatto di tutto per creare discriminazione e omofobia. E ora si è visto la fine che hanno fatto proprio quei partiti. E mi riferisco al Vincenzo, PDL. un'ultima domanda, ti pongo una domanda sempre dalla chat, questa volta è Ivan Eotvos che ti fa questa domanda. Domanda lui, quanto rischio c'è di ghettizzazione nei confronti degli omosessuali oggi? È un gay pride, non è un ghetto anche se allegro? Se puoi rispondere in 1 minuto perché altrimenti poi sforiamo e No, rubiamo perché del tempo ad altre trasmissioni. non siamo così, lo spazio è aperto. Il ghetto prevede dei confini, un recinto, è uno spazio aperto, è in movimento. E poi lo dicevi anche tu, Cristiano, prima che è aperto a tutti. Non è ghettizzato nemmeno dal punto di vista ideale, cioè è aperto a tutti quanti. Un momento per farsi conoscere e per conoscere. Credo che Bene. molti, tanti eterosessuali che hanno partecipato a Gay Pride, tornando a casa, avevano imparato e capito qualcosa in più. Erano cresciuti un po' di più. Vincenzo Perrelli, io ti ringrazio davvero tanto. Innanzitutto voglio fare vedere la copertina del tuo libro, Oltre, che è edito da Pellegrini, da Pellegrini Editore. Diciamo appunto che è una storia gay ambientata nel 500 e che se volessero avere soprattutto delle informazioni sul tuo libro, ma anche sui tuoi studi, possono contattarti, a parte su Facebook, ti possono trovare su Vincenzo Perrelli, giusto? Oppure quali Sì. sono i tuoi riferimenti, se li vuoi lasciare? Ma Dove ti possono ricordare? Sì. ho un'email, Sì, non so se si volendo. capisce bene. Certo, come no, la puoi dare. arianita_270@hotmail.com. È difficile, non Perfetto. l'avrà capito. Eventualmente poi la metteremo a disposizione noi sulla nostra pagina dove c'è la disponibilità poi del Sì. video. Ma anche su Ringraziamo Facebook, anche su sull'email c'è Facebook, il sito. c'è? Sì. Per il libro alla Perfetto, casa c'è sul benissimo. sito della Ringraziamo ancora casa. Vincenzo per la sua disponibilità e restituiamo la regia a Donato Volpicella, dove poi proseguiranno le trasmissioni di Liberi.tv. Grazie e buon proseguimento. Buona serata. Grazie a voi, tanti complimenti e tanti auguri Grazie. per il servizio che date alla comunità.